Good evening, everyone. I present you a mega suite or tribute to my father's birthday. This today he turns 58 years. So this is a most improvised selection of some of his favorite songs of ever, and so I try to play his favorite songs, and I hope you enjoyed it. And most of this song obviously are all Italian songs, so again I hope you all enjoy it. Buonasera a tutti. Adesso presento una suite, una selezione di pezzi per il compleanno di mio padre, che appunto stasera, oggi, e lui compie 58 anni e insomma la selezione di pezzi sono una serie di pezzi che sono altro che le sue canzoni. Alcune, perché ce ne sono veramente tante, ho cercato di insomma raccogliere le più significative, anche se comunque è difficile perché veramente ce ne sono anche altre che sicuramente mi saranno sfuggite, ma io in qualche modo ho selezionato quelle più che lui in un certo senso ha ascoltato di più e ha avuto modo di ascoltare, perché in sottofondo, diciamo, durante tutti questi anni, la mia breve e lunga vita, ho avuto modo di ascoltare queste canzoni, che devo dire sono anche molto, canzoni molto belle, e sono soprattutto ovviamente canzoni italiane, per cui spero insomma che il tutto vi piaccia. Molti pezzi sono improvvisati, sono stati appunto preparati così improvviso, anche se ovviamente non sono, erano poi così complessi, però alcuni in un certo senso li so a memoria, perché appunto proprio perché lui li sente spesso. Quindi innanzitutto faccio di nuovo gli auguri a mio padre con questa esibizione, diciamo, e spero insomma che troviate il vostro gradimento. Credo anche che i miei iscritti italiani, insomma, persone italiane che mi seguono, ovviamente alcune di queste canzoni certamente le conosceranno. Detto questo, io spero vi godiate, diciamo, la esibizione. L'ultima aggiunta, questa è tra un pezzo e l'altro, dirò il nome del pezzo, perché questo video non credo che lo taglierò in qualche modo, perché comunque mio padre e siamo, diciamo, in totale famiglia, quindi non c'è bisogno, diciamo, di ricorrere quelle perfezioni con cui ricorro di solito nei tagli eccetera eccetera in altri video. Lui ovviamente, chi più di lui, il grande padre che è, accetterebbe una cosa del genere, e quindi mi sento molto libero questa interpretazione, per cui non credo che ricorrerà a taglio, anche altre cose simili. Ce ne sarà un video quanto più naturale possibile.